Visita oggi alla questura di Foggia del capo della Polizia di Stato, il prefetto Lamberto Giannini. L'occasione è stata quella della intitolazione, della inaugurazione di una stele dedicata a tutti i caduti della Polizia di Stato. Naturalmente è un'occasione anche per parlare della situazione di Foggia e della provincia di Foggia nel contesto criminale. Ascoltiamo l'intervista. Io penso che la Polizia di Stato stia facendo molto insieme alle altre forze dell'ordine e continuerà a farlo, perché poi anche questi provvedimenti non arrivano così casualmente, ma sono il seguito di attente indagini e di attente attività. Io quello che posso assicurare è che la Polizia di Stato, sempre così come le altre forze di polizia, continueranno in un'opera di contrasto, in un'opera attenti, vicino ai cittadini onesti, per stare vicino ai cittadini onesti e per riuscire a garantire a tutti le condizioni di sicurezza. E poi sicurezza significa libertà, libertà nel diritto d'impresa, libertà di stare tranquilli quando si è per strada. Ma io ritengo che siano stati fatti dei grandi passi avanti e così continueremo. Si può sperare nell'arrivo di più uomini per potenziare il controllo del territorio? Ma c'è molta attenzione anche su questo e ci sono le scuole, le nostre scuole di polizia, che adesso a pieno regime stanno lavorando dopo alcuni problemi che abbiamo avuto con il Covid, quindi certamente territori come quello di Foggia saranno presi in debita considerazione. La relazione semestrale della DIA ha nuovamente evidenziato questa, la terapia privata, come un'emergenza nazionale. Guardi, questa è sicuramente, c'è un discorso di gravi problematiche, però noi le stiamo affrontando non in maniera emergenziale ma in maniera strutturale, con un lavoro attento giorno per giorno e con il continuo invio di forze, con l'attenzione anche dal centro, oltre a presidi territoriali formati da elementi di primo ordine, da grandi investigatori e con questori che stanno sul territorio, che veramente fanno onore alla Polizia di Stato.